Ciao a tutti ragazzi, dopo la grande richiesta di video manutenzione su questa bici e in generale sulla bici, partiamo subito a vedere come si gira l'ammortizzatore per trovarlo in questa condizione sulla M100S. Lo consiglio a tutti perché all'interno di questo alloggio, secondo me, è un po' scomodo e sotto si ha più spazio per andare anche coi guanti, quindi con minore sensibilità. Colgo l'occasione anche per ingrassare gli eventuali perni dell'ammortizzatore, perché dopo svariati utilizzi, quindi lavaggi e magari fatti con l'idropulitrice, che sconsiglio vivamente, i perni si possono seccare perché il grasso esce e va via assieme allo sporco. Quindi questa cosa qua è anche da fare una manutenzione regolare almeno una volta all'anno. Io utilizzerò un grasso al litio perché ha una buona resistenza all'acqua e quindi ottimo per fare questi lavori qua. Per smontare l'ammortizzatore bisogna svitare questi due perni e per farlo abbiamo bisogno di una brugola numero 5 e vi consiglio di dotarvi di due panni perché dopo vedremo l'utilizzo che avranno. Come prima cosa svitiamo le due viti dalla parte della guarnitura, ma non del tutto, e lasciamo ancora all'interno della sede i perni. Fatto ciò, l'ammortizzatore è ancora fisso al telaio. Mettiamo uno straccio in questo buchetto qua. Questo straccio servirà per non lesionare la vernice in questo punto quando si mollerà il carro. Messo lo straccio e svitato le viti, le spingo in modo tale da far uscire il perno. Tolgo completamente le viti, estraggo il perno tenendo l'ammortizzatore. E già vedete che è abbastanza secco. Tolgo anche il secondo perno e con cura estraggo l'ammortizzatore. Adesso abbiamo in mano il nostro ammortizzatore. Se la bici è nuova e volete solo ruotarlo, è semplice, basta metterlo in questa posizione e rimontare i perni. Siccome la mia bici ha un po' di tempo, pulirò anche lo stelo dell'ammortizzatore, controllerò che non ci siano segni di usura o graffi sullo stelo e poi procederò all'ingrassaggio dei perni. Come detto in precedenza, puliamo lo stelo, controlliamo anche che non ci sia sporco o troppo sporco all'interno del parapolvere. Visto che sono pignolo, pulisco anche l'O-ring e c'era anche abbastanza sporco e lo reinserisco all'interno dello stelo. Prendiamo il nostro grasso al litio, procediamo alla pulizia dei perni. Per togliere eventuale sporco o grasso vecchio. Per fare un lavoro migliore, puliamo anche all'interno della sede dell'ammortizzatore, sia davanti che dietro. Eventualmente si può utilizzare anche uno sgrassatore. Io per entrare in questi punti prendo lo straccio con un attrezzo, tipo in questo caso una brugola, e vado all'interno per pulire per bene tutto lo sporco ed il vecchio grasso. Quindi sgrassato la sede posteriore, anteriore, i perni ed ovviamente anche l'interno della sede sull'ammortizzatore, possiamo procedere all'ingrassaggio. Prendo il nostro grasso e lo inserisco un po' all'interno della sede sopra e sotto. Il grasso in eccesso lo inserisco anche direttamente sul telaio. Altro grasso da mettere sul perno. Visto che ci siamo, mettiamo anche del grasso all'interno della parete ed ora, dopo aver ingrassato tutti gli elementi, possiamo rimontare. Rimontiamo le due brugole sui perni. Ed ora siamo pronti per pulire definitivamente l'ammortizzatore e togliere tutto il grasso in eccesso. Togliamo lo straccio ed ora il nostro ammortizzatore è ruotato verso il basso ed ingrassato. Spero che il video vi sia piaciuto e che sia stato interessante ed utile per voi. Se avete qualsiasi domanda, scrivetemi pure sui commenti, oppure
oppure alla mail che vi lascio qua sotto. Ultimo consiglio che vi do per serrare qualsiasi dado, bullone o vite della bici: seguite la copia di serraggio in base alla casa costruttrice o, se non c'è, in base a quella che si utilizza normalmente. Vi lascio il link in descrizione sempre di tutte le copie di serraggio universali per le bici. Se sei arrivato fino a qua ti ringrazio tantissimo e ti invito ad iscriverti al canale per portare video più interessanti e magari qualche collaborazione. Nel prossimo video vi farò vedere come ingrassare i leveraggi della mountain bike biammortizzata. Se non si ingrassano i leveraggi, come per l'ammortizzatore, in fase di pedalata si possono avvertire scricchiolini. Quindi è utile farlo anche quello una volta all'anno almeno, e anche per controllare l'usura dei cuscinetti e delle boccole. Quindi non perdetevelo e ci vediamo al prossimo video.